Scavare, signori, scavare! Abbiamo bisogno di ferro infinito! Dai, allora scaviamo, let's go. Ma scusami, quanto ferro? Quanto ferro? Sì. Te l'ho appena detto, infinito! Ma come infinito? È impossibile, uno non può prendere ferro infinito. Matti, ti devo insegnare tutto io ogni volta. Ma forse te non ti sei reso conto che per costruire un'intera casa in blocchi di ferro ce ne serve un'infinità, cioè non ti rendi manco conto. Ma come un'intera casa? Ma è impossibile! Sì, sì, lo voglio fare, fare perché me lo merito. Okay. Allora, qua non sto trovando ferro. Aiuto, so mi stanno sparando. Non andare sì, le mob. Sì, non andiamo. Iniziamo a scavare, dobbiamo scaviamo. Trovare tanto ferro, ti faccio tantissimo. Un quiz. Sai quanti, quanti blocchi di ferro, cioè quanti pezzi di ferro ci servono per costruire un blocco? Per costruire un blocco, un pezzo di ferro equivale ad un blocco. Un lingotto di ferro serve secondo te? Sì, un lingotto. Ok, e come sempre sei un nabone incredibile, mannaggia la miseria, che non sei altro, sei uno sei una stracciatella, quante volte te lo dico? Più o meno, perché quanti ce ne servono? Ora dico io no. Ora che hai chiuso tutto, noi che dobbiamo vedere? Esatto, ma c'è uno scheletro. Ma ce l'hai le torce tu? No, solo il carbone, Matti, lo dobbiamo cuocere. Dai, crafta. Allora, te lo dico, solamente 25 torce io, Siamo... Okay. No, non dico che siamo fregati, di più! No, non ti preoccupare, perché ho imparato, grazie ai tutorial che mi vedo, a craftare le torce. Quindi te, quando hai il tempo libero, che sei sul letto, no? Esatto. Dentro le coperte, esatto. E tu guardi i tutorial. Mi guardo video di tutorial di Minecraft, esatto. Bene. Sentiamo, qual è l'ultimo tutorial che hai visto? L'ultimo tutorial, cavolo, con cosa devo rispondere? Allora, l'ultimo tutorial era praticamente hai presente che insomma uno quando ma che cacchio stai dicendo, mannaggia la miseria, te non te li guardi i tutorial, te non sei capace a giocare a Minecraft. E poi dico eccolo qui. Ferro! Ma tu stai scavando? Tu ti stai facendo la tua galleria? No. No, io sono dietro di te. C'hai un... Cos'è quello? C'hai una freccia sul piede, c'hai. Ma che senti, mi ha sparato il mostro e non ho voglia di scavare. Sono stanco, è un problema? Ma poi, ora che ci penso, no? Sì. Noi abbiamo ancora le... Le skin della pietra. Esatto. Vabbè, se avete visto lo scherzo a Sbreezer saprete quello che abbiamo fatto, se no recuperate ora. Comunque, ovvio. Ho trovato del ferro. Ti volevo dire prima che per prendere un blocco di ferro servono 9 lingotti, cioè capisci? 9 lingotti per un solo blocco. È tantissimo, non ci riusciremo mai, Matti. Lo so, però noi ce la dobbiamo fare perché siamo nella Big Vanilla, siamo vero, con gli altri youtuber e che dobbiamo mostrare che siamo i migliori, giusto? Sì, non proprio i migliori, però comunque siamo forti. Ok, esatto, e comunque siamo forti. E come mostrare la nostra fortezza, la nostra fortosità, la fortitudine, se non costruendo una casa raccogliendo la pisilazzoli? La pisilazzoli. Giuro che se ti prendo, c'hai un cuore? Hai un cuore? Ora te li faccio sparire tutti i cuori. Mannaggia te, scusami. Basta, devi scavare, ci serve il ferro, non dobbiamo perdere tempo, capisci? Caviamo. Hai bisogno di cibo? C'ho delle carote. Effettivamente sì, ho un po' di fame da ieri che non mangio. Tieni, prenditi le carote. Grazie, Matti. 1, 2, guarda quante te ne ho date. Perfetto. Ok, comunque io stavo pensando che potremmo fare una casa molto molto bella per accogliere i nostri ospiti. Che ne so, magari un giorno Favij viene a dormire a casa nostra, giusto? Spero di sì, dai. È quello che dico io, che facciamo? Lo facciamo dormire dentro, come si dice, all'interno delle delle case in pietra, in no? In due blocchi di pietra, che ne pensi? Ecco, è proprio quello che ho detto di no. Però vabbè, a quanto pare non la pensiamo nello stesso modo. Io avevo pensato che forse sarebbe meglio elogiare gli ospiti. Dire ragazzi, guardate che noi siamo come un albergo a 5 stelle. Giusto? Esatto, quindi che hai pensato? Ho pensato di fare una casa con tutti i blocchi di ferro. Tutto in ferro, tutto in ferro. Oh, sì, mamma sì. Mia, e sai che ti dico? Sai che ti dico? Che se sto video raggiunge 300.000 like noi facciamo un'intera casa in blocchi di diamante. Ma è impossibile, ma cosa dici? Matti, trovati un'altra idea, cambia proposta. Hai ragione, sì, effettivamente sì. Non troveremo mai 9 pezzi di diamante solamente per un solo blocco, figurati esatto. Per una casa. Allora facciamo, vabbè, tanto 300.000 un'intera like. Casa in terra? Sì, ma sai cosa? 300.000 like sono impossibili da fare, quindi stai tranquillo. Non è detto, Matti, può essere che ci arriveremo. Ok, vabbè, continua a scavare te. Io intanto me ne vado al piano di sopra, me ne vado su e inizio a gettare le basi per la mia casa. Te scava, mi raccomando. Ok, sì, io scavo, non ti preoccupare. Ah,
Buongiorno, Gio. Ah, buongiorno, Matt. Io ancora devo capire perché mi sono svegliato con un blocco di pietra e una torcia. Vabbè, senti, solo te sai come dormi. Esatto. Comunque è davvero bello svegliarsi con una finestra che dà sul nostro orticello. Sì, ma è ancora peggio, è molto brutto svegliarsi con della pioggia che cola da un soffitto di pietra, ok? Joe, senti, sì? quando io ti dico, no, amplia il nostro orticello. Esatto. Io sono contento, ovviamente, che tu metti l'acqua e lo fai più grande, okay, anche se grazie, è un pochino strano, sì, questo orticello. Però vabbè, a parte questo, vabbè. Io ti vorrei ricordare che se tu, sì, non metti i semi, non coltivi, non, okay, ci serve a un cacchio questo pezzo di terra. Ma ti posso svelare un segreto? Cosa? Io ho messo solo la terra perché non mi ricordo come si prendono i semi. Come non ti ricordi come, no, si prendono i semi? Non me lo ricordo, scusami. Mannaggia la miseriaccia straccia. Ma io dico, no, ma sì, me lo vuoi, sì, chiedere? Devi rompere le erbacce oppure, oppure, okay, non lo so, ok? Non lo so, va manco bene, io va bene. Però io dico, che ci facciamo, sì, di sti pezzi di terra così? Mettiamo, vabbè, dei semi. Vabbè, senti, non sì, voglio sapere niente. Io l'unica cosa che farò adesso, okay, sarà fare una bella fornace. Una, okay, fornace in questo modo così. Almeno ne abbiamo due. Magari, perfetto, senza dropparmela. Ok. Allora, io ti direi, mm-hmm, che con due fornaci possiamo cuocere il tutto molto più velocemente, beh, giusto? Esatto, quindi, sono d'accordo. Qua abbiamo già 41 lingotti che si sono cotti molto bene, perfetto. Mentre qui metterò a cuocere tutto il resto. Spam. Ora, dai, non ci resta che prendere in innanzitutto, sì, sti lingotti, metti a cuocere il tuo ferro sotto, quello che hai preso, e, vai, poi iniziamo a costruire la nostra casa in ferro. Joe, è arrivato, sì, il momento di tirare le somme. Abbiamo, esatto, scavato per una settimana intera, cioè non abbiamo registrato, oh, altri episodi della Big Vanilla per una, esatto, settimana intera, perché siamo stati tutto il tempo a scavare, a scavare, scavare. Quindi, sì, vediamo un po' che cosa abbiamo tirato fuori. Allora, abbiamo, sì, due stack, vabbè, non è male, oh. Il problema è che io ho solo 4 lingotti, ok? Hai solo 4 lingotti? E sì. Cioè, oh mio Dio, non ci posso credere. Scherzavo, Matti, ne ho 15. Ai. Vabbè, 15 lingotti. 15 ok, lingotti. Perfetto. Quindi quello, okay, che abbiamo è 41 più 15, sì, più 64 più 64. Ok. Allora, io incomincio a costruire i blocchi di ferro. Vediamo, perfetto, quanti ne riusciamo a fare. Beh, spero, allora, tanti, vediamo. Vediamo se così riusciamo a fare qualcosa di buono. Ok, ok. Poi boom, 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 boom. Cioè, ti rendi conto? Stiamo sprecando tutto il nostro ferro. E io mi auguro che comunque riusciremo a concludere qualcosa, perché se mi hai fatto scavare per una settimana intera, io giuro che mi arrabbio questa volta. Sì, giuro, hai ragione. Che mi arrabbio. Sì, hai proprio ragione. Okay. Comunque, ho appena failato. Aia, non mi colpire! Allora, due blocchi di ferro. Allora, ti dico la verità. Dimmi tutto, dimmi. Con una settimana di lavoro pensavo di, come dire, ottenere qualcosina in più. È vero che abbiamo praticamente 3 stack di ferro, mm-hmm, come è anche vero che con 3 stack di ferro non riusciamo a fare tantissimo. Cosa vuoi dire non riusciamo a fare tantissimo? Una settimana di lavoro, lo capisci tu cosa potevamo fare? Potevamo costruire dei blocchi di terra, potevamo spaccare la terra. Calmo, aspetta, ho sottovalutato il ferro che abbiamo, esatto. Fermo, non è male, guarda, se faccio così... Okay. Possiamo farne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamma mia. Quanti ne sono venuti? Siamo a 10. 10 blocchi di ferro. E tu mi vuoi dire che è un buon risultato? Poteva andare peggio, no? Potevamo farne 9? Beh, effettivamente è vero. Hai ragione, Matti. È bellissimo. Allora, aspetta, guarda, qua siamo a 3, sì, poi siamo a 4, poi siamo a 5, buono, siamo a 6, 7, non è male, eccoli qua. Va bene, dai. Siamo a 17. Gio? Sì, dimmi, Matti. Ho appena utilizzato tutti i blocchi di ferro, anzi tutti i lingotti di ferro. Cosa vuoi dire? Sentiamo. Che ho finito di craftare, okay, ed ecco il risultato totale è 20 blocchi di ferro. 20 blocchi di ferro? Beh,
dai, 20 blocchi fatti in una settimana, non è male, no? No, non è male, Matti, non è male. Vabbè, bene, vabbè, vabbè. Io mi fido di te. Senti, ormai ci dobbiamo accontentare, ok? Mi raccomando, sì, esatto, voi lasciate un bel mi piace per la Big Vanilla e per i nostri 20 esatto. blocchi di ferro. Allora, adesso dobbiamo sì. fare la casa per gli ospiti, quindi perfetto, la casa degli okay. ospiti io la farei vicino alla nostra, tipo andiamo a coprire qua, ma che cacchio esatto. è sto buco gigantesco, mannaggia la miseria. Perché? Io metto la terra e te metti la pietra, ma io dico no. Boh, io vabbè, ho visto vabbè. Il tutorial, sì, Matti, è una combinazione che sta sì, bene insieme, sì. Te non hai gusto, vabbè, la casa la faremo qua, allora, okay. allora, la casa la facciamo qua, tipo, io ti direi, sì. potremmo, e dico okay. potremmo fare una casa piccolina, ovviamente. Beh, ovvio. Una casa accogliente per i nostri ospiti, giusto? Ok, molto accogliente, sì, ad esempio la faremo in terra. No, dobbiamo usare il ferro. Ah, è vero, il ferro, ok, va okay. bene, va bene. Allora, quello che potremmo fare potrebbe essere 1, 2, 3, tipo così e così. Oh, ho sbagliato, ops. Questa potrebbe essere la base. Poi potrei sì. prendere la cobblestone, che è l'unico materiale che ho, e fare tipo così, no? Poteva andare peggio, poteva andare meglio, lo so. Poteva andare molto meglio, però comunque sono bellissimi questi blocchi che hai messo. Hai capito, no? Hai capito bellissimo. Che intendo? Cioè, quando la gente ci vedrà, ok, esatto. siamo umili perché utilizziamo comunque la cobblestone. Sì, però, poi quando te vai a fare una colonna in blocchi di ferro, insomma. No, fidati, Matti, rimarranno stupiti, te lo dico esatto, io. Esatto, sono d'accordo. Ora però sì. è arrivato di nuovo il momento di dormire, ma quanti giorni stanno passando? Per questo episodio, mannaggia la miseriaccia. Comunque, vabbè, continuo a chiudere qui. E ora ce ne sì. andiamo a nanna. Che se mi rompono tutto, soprattutto i creeper, è la fine. Ecco. Matti, c'è un creeper dietro. Vabbè, lì. No! Sto scherzando. No, vabbè, andiamocene a dormire. Prima che sia andiamo. Un creeper, eccolo il creeper. No, Matti, ti è piaciuto? Tu vuoi morire? Becca testa allora, torcia. Matti, scusami, non vuoi lo provare più. A entrare in casa? Entra. Io te la chiudo. Matti, ho paura dei nostri. Sì, arrivano gli zombie, sbrigati, no, entra. Aiuto. Entra, stanno arrivando gli zombie, dai, qui. Coraggio. Sì, ce l'hai ce fatta, l'ho fatta. Va bene, buonanotte. Comunque ho fatto uno spam di torce attivissimo. Buonanotte. Prepotentissimo, ok, buonanotte. Buongiorno, Gio, continuano Buongiorno, i lavori, continuano i lavori, sì. dobbiamo essere bravi. Tu intanto fai la porta se vuoi, perché la porta è fondamentale. Matti. Cosa? Come si fa una porta? No, senti, io adesso ti caccio dal mondo. No, scusa, non sapevo. Tutte cavolate, te non lo sai sapevo. Come si fa. Comunque, la porta la faremo qui. Perfetto. Okay. Poi, sì. dobbiamo arricchire. Allora, me ne sono rimasti 8. Me ne sono rimasti 8. Okay. Cosa potrei fare con 8 blocchi? Non lo so. Ho un'idea, buttiamoli nel lago, vieni. Ma va. Guarda, mi devi far dire. Vabbè, guarda, no, non fatemi dire cavolate, per favore, che sennò qua succedono casini. Allora, anche sul tetto ci deve essere un bel blocchetto di ferro, secondo me. Quindi io chiuderei in questo modo, che è sempre carino. E al centro sì. potremmo mettere un blocco. Che ne dici? Tipo. Beh, sì, un bel blocco Anzi, di ferro. Anzi, no, sai cosa ti dico? Noi. Sì, sì. Non lo so cosa, ok? Non so che dirti. Ok, sono d'accordo. Ma che cosa comunque. Fai? Dai, però, te mi fai perdere tempo. La sto alzando, Matti. Ma che alzi, che finì? Questo è solo il tetto. Ok, ma scusami, non dobbiamo fare così. Io avevo pensato di farla grande quando la torre. Non ci voglio credere. Fermo, che torre? Deve essere okay. bassa questa casa. Va bene. Avevo detto che è la casa dell'umiltà questa. Sì, 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 è sì, bravo, sì, è la casa okay, dell'umiltà. Okay. Allora, facciamo così. Allora, mi metto doppio blocco. Guarda che Bravissimo. Tetto mastodontico. Ma assurdo, ma sei, hai frequentato un corso di architettura ingegneristica? No, okay, ti dico, okay, sai okay, perché okay, ti dico di no? Okay. Ti dico okay, di no sì. perché non ho mai visto una cosa più storta di questa. Chi è che ha messo i blocchi qua? No, le hai messi te. Le hai messi io, Matti, scusa. Perché mi rovini tutto? Mamma mia, questa architettura tecnico-spaziale. Esatto. Oh, facciamo così. È così molto vediamo. Bella, eh. Ma è storta! E ho capito, Matti, guarda che possiamo trovare delle perfezioni nelle imperfezioni. Sì, mi tocca mettere un altro blocco di ferro per rendere il tutto più bilanciato. Sì, armonioso. Ecco, così, eccolo Perfetto, qua. È Bene. Bellissima. Allora, la casa in ferro sta prendendo forma. Sì, fino sì, a qua sì, è sì. tutto ok. Come la arricchiresti? Ho 5 blocchi di ferro ancora. Vediamo, ho un'idea. Potremmo mettere un blocco di ferro sopra ogni albero. Un blocco? Dici... Sì.
Dici sugli alberi questi qua? Sì, sì. Ma lo sai che è proprio una bella idea? Non te l'aspettavi, vero? Una buona idea, Matti? Sì, sì, guarda, è così bella che sono così felice. Okay, sono sì, così sì, felice okay. Che se ti prendo, se ti prendo, ti faccio volare via. Ma io non lo so, ma mi tocca giocare. Io ti ho chiamato nella Big Vanilla per darmi una mano, ok? E sì, ti sembra il caso? Ti sembra il caso questo di darmi una mano? Ma sì. Le idee sono bellissime, sono come le mie battute. E dici sempre che non ti piacciono. Per me tu sei un pazzo scatenato, te lo dico. Tu sei un pazzo scatenato, non c'ho manco una palla, mi tocca scavare con le mani. Te la palla ce l'hai? Te la do io, sì, vieni. E magari se me la dai, okay. No? Mi può servire. Ecco te, sì, regalo te l'ho troppata, prego. Prendi la di Orita. Ok, grazie. La palla. Oh, mamma mia. Guarda ora che ti faccio vedere. Vediamo. È entrata in una fase. Fantastica sintonia di ferro. Sì. Poi, vabbè, bisogna utilizzare la cobblestone qui perché comunque i materiali scarseggiano. Si sa che non siamo i più ricchi dell'isola. E no. Poi facciamo così: boom! Un bel bellissima. Centro di ferro. Però bene, bene. Un po' stretta. Sì, è un po' stretta, lo so. Allora, io ti direi: qua ci sta bene una finestra. Qua ci sta bene un'altra finestra. Perfetto. E qua ci sta bene un'altra finestra. E fammi indovinare: qua ci sta bene una finestra? Dove? Qua. Rompiamo questo blocco. No, stai fermo. Okay. Stai fermo. Ti ho pure ucciso perché ovviamente te non mangi. È colpa tua, capisci? È sempre colpa tua, Joe. E non ho tanta fame. Ah, porcaccia la miseriaccia. Comunque sono molto molto soddisfatto di quello che sta accadendo qui nella nostra casetta. Allora, è una casetta... Allora, c'è da dire. Poteva andare meglio. Molto umile. Meglio. È molto umile. Una casetta esatto. Molto umile. Ma abbiamo comunque dei materiali di pregio sì. Come il ferro. Ora, io direi che possiamo concludere qui la nostra avventura. Te non hai ancora messo la porta, ma ho capito che la metteremo nel prossimo episodio. Probabilmente. Non so craftarla. Dai, porca miseria. Usa il legno. Vai a craftare. Vai e voglio che tu esci dalla casa con una bellissima porta di legno in mano. Okay. Matti! Sì, Joe? Buone notizie. Dimmi tutto, dimmi non tutto. Mi ricordo come si craftano le porte. Ma come, non ti ricordi come si craftano le porte? No, sto scherzando, Matti, guarda qua. Okay, guarda. Uè, ma l'hai messa. Ma io esatto. Pensavo facessi una porta in ferro. No, è una porta in legno e non ti sta bene. Ok, va bene, okay. Mi sta bene, l'accetto. Allora, io però devo un attimo fare una cosa qui. Ho spaccato la tua porta, ti chiedo scusa. Grazie, Matti. Però qui, secondo me, noi dobbiamo risparmiare un po' di soldi. Ok, sì, mettendo l'entrata d'accordo. Così. E ora siamo riusciti a rimediare ben sì. Tre blocchi di ferro. Che sono tantissimi. Non lo so, potremmo tipo fare... Aspetta un attimo. Fammi vedere sì. Sopra. Potremmo fare che... Utilizzarli come mangime per attrarre polli, Matti. Ma no. Ostentiamo. Okay, guarda okay. Un po' qui che torre. Torre in ferro. Non bellissima. È male. Mamma mia. Sembra più un dito medio, no? Quello che si usa effettivamente un po' volgaruccia, eh? Per modi un po' volgari, esatto. Hai detto, scusa, non ti volevo colpire. Però vabbè. Direi che è bella comunque. Bella comunque. Sì, quindi sì. Io ti direi, rompo sta torcia. Okay. La andiamo a mettere sopra. Anche se ne avevo già 21, ma non so perché ne volevo 22. Okay. Facciamo così. Bene. E mettiamo la torcia. È qui. Una torcia bellissima. Oh, beh, mamma mia. È la perfetta casa per gli ospiti. Esatto. È una casa per gli ospiti che la valorizza tantissimo con dei bei blocchi di ferro. Sono molto soddisfatto. Molto soddisfatto. Anche io. E poi ti devo svelare un segreto. Cosa, Matti? Noi abbiamo... Sì. Abbiamo ancora un blocco di ferro in mano, guarda. Ok, ho visto, cosa facciamo? Lo buttiamo da qua, vieni. No. Ah, okay. Ora ti butto io lì. Comunque, stavo pensando che dopo aver fatto una settimana intera di lavoro per fare sì. questa casa bellissima. Questa cosa, ecco, non la chiameremo sì. Una cosa, per fare questa cosa. Io direi che un blocco ce lo meritiamo come ricompensa, giusto? Sì, e cosa ne faremo? Allora, io ti dico la verità. Dimmi. Ti prendo sempre in giro nella vita. Oggi ho deciso okay. di congratularmi con te. Quindi, va bene. Joe, questo blocco di ferro sì. Mi sto vergognando di me stesso okay. È per te, tieni. Cosa? Ma me l'hai dato veramente? Te ho dato veramente il blocco di ferro. Grazie mille, Matti. Ora voglio vedere che succede se i pesci lo mangiano. Un secondo. Aspetta. Cosa fai? Dove stai andando? Dove stai andando? Pesci. No, non farlo. Tenete, non buttare il ferro. No. Prendilo. Non taglielo. Sì, glielo ho dato. No. Ma che cavolo fai? Oddio, sono riuscito a prenderlo in tempo. Allora, ok, volevo provare, Matti. Sì, facciamo che lo posiziono io in casa. Ok. Facciamo che lo posizioni come in casa vuoi, nostra. Per me è indifferente. Ok, perfetto. In modo che ci ricordiamo
godremo sempre dell'avventura passata insieme, che per fortuna è finita. Magari, ecco, me lo cosa metto vuoi qua. Dire? Me lo metto vicino al mio letto in modo che quando vado a dormire poi mi sveglio a fianco a un bel blocco di ferro. Bellissimo. Che dire, sono molto contento di come è andato l'episodio di oggi, anche se ci abbiamo messo troppo tempo per farlo, secondo me, per, cioè nel senso, con queste tempistiche potevamo prendere un botto di diamanti, invece siamo così scarsi che abbiamo... È vero, ma l'idea è stata tua, ti ricordo. Sì, io invece vi ricordo dei 300.000 like per la casa, esatto, in diamante, da così non li raggiungiamo mai, siamo tutti tranquilli e andiamo a dormire. Buonanotte, ciao. Buonanotte, ciao. Matti, ciao. Ciao, ciao.